Buonasera signore e signori, ho appena finito di registrare il video, quello sulla prima partita. Andiamo adesso su Ultimate Team, che è la cosa che un pochino mi aggrada di più. Vediamo un po'. Il primo pacchetto, vediamo chi ci porta. Messi, ci porta Messi. Ce lo danno, vediamo chi abbiamo. Ah vabbè, ma questo lo sappiamo. Ok, avanti, avanti, non ci interessa l'intesa, lo sappiamo. Ok, voglio saltare l'intro. Ok, ah, allora questa è la nostra formazione, è una Rosa Liga BBVA e la Barça in Premier League. Abbiamo Pepe Reina in porta, Mascherano, sì, Piqué, ma che Mascherano. Jesus Nava, abbiamo Messi, Agüero davanti. Anche De Michelis non c'entra niente. Se io ci metto... Ah, che formazione che abbiamo? Sì, perché ho messo un centrocampista centrale? Lì non lo so. Aubameyang. Dobbiamo metterci De Michelis per forza. Ma se io faccio tipo una mattata, faccio tipo un attacco di quelli... Boh, Ibra che sembra un profugo. Veramente brutto quella foto. Marco Reus, esterno sinistro. Vedete, scende la valutazione troppo. Non possiamo fare una squadra di buggati. Però Ibra lo voglio lasciare. Cioè Ibra ragazzi è troppo. Andiamo in partita singola. Andiamo a giocarci questa partita. Credo che saremo... Andiamo ad affrontare... Ah, belline le magliette, spero che ci siano. Ormai diamo un'altra possibilità, diamo la rivincita al Boca. Vai. Andiamo, facciamo una partita contro il Boca di nuovo. Allora, questo non lo faccio perché non c'ho punta voglia. Ok, premi start. Welcome to EA Sports live coverage of this friendly. Ok, allora siamo all'Anfield, sì, Field Road. Allora, Zlatan in coppia con Messi, Jesus Navas, praticamente qui vanno avanti le skill. Grande Cesc Fabregas. Però comunque sia, vi dico che FIFA 15, a differenza del 14, che mi piaceva perché è ovviamente rispetto al 13 è cambiato molto, però io credo che mi piaccia più. Anche più, no, Stre, Dio buono. Gigliotti si è ripreso. Ora era... io Messi, perché sei andato a te a prendere la palla? Non lo so, guarda. Ma vabbè, sei due centimetri. Dove la palla ha preso? Comunque sia, dai, che è nostra. Dai, che è nostra. Grande Messi. Dai, scattalo. Scatta Messi. Non stare lì. Ma guarda, attenzione, Leonardo Messi. A me piace molto di più rispetto a dalla Ibra. Ci pensa Zlatan che fa anche una roulette. Non credo che la possa fare Zlatan Ibrahimovic, una cosa del genere, però la fa lo stesso al 14esimo. Ve l'ho detto, Zlatan Ibrahimovic è veramente iperpotente con il collo esterno, la piazza lì. Buono. Ok. Allora, a me piace molto di più. Mi sto gasando a bestia. Non so se si può fare tipo le amichevoli online, perché se potessero fare sarebbe divertente anche, ecco, giocare per lì. Dai, già su Snap, fai un po' di game di skill. Sei un palancone, sei. Voglio andare a rigore un'altra volta perché abbiamo avuto fortuna una volta. Magari potrei iniziare anche una serie su Ultimate Team. Dai, dalla. No, non c'era fallo, non c'era mai. No, controlliamo il ricevitore. Passiamo avanti, vai. Cesc Fabregas. Ottima palla per Jesus Navas. Zlatan. Siamo meglio, attenzione, il tiro ci arriva lo stesso Navas, però il tiro è sbilenco. Cioè, quando vai a tirare da lontano, diciamo che l'esempio per chi non ci ha giocato è Call of Duty, hai la mira assistita e ti dice automaticamente dov'è l'omino, e lo stesso fa per la porta quasi, FIFA 14.
FIFA 15 no, cioè è come se uno tirasse senza la mira assistita e non, ed è molto più divertente perché è giusto, è giusto, cioè basta aiutare comunque sia le persone che basta che comprano i crediti. Come lo ammetto, l'ho fatto io, ma anche perché mi ero un po' stancato, perché trovavi soltanto persone che avevano Messi e leggende, Cristiano Ronaldo, attenzione, il numero di Messi lascia lì, parte Ibra, Ibra, e quindi è un po'... attenzione, oh, portiere è impazzito, e quindi credo che sarà anche molto meglio rispetto a FIFA 14, anche perché da quello che si dice... Messi tenta un giochino che se gli riesce porta via qualsiasi cosa. Dai, dai, dai Lionel! Messi, che gol! Ma che gol ha fatto, ragazzi? Ma che gol ha fatto? Messi fa la gallina. Dovrebbero aver tolto anche la possibilità di comprare i crediti di FIFA da tipo la finta. Ah, bella questa. Una volta faccio un gol del genere a calcetto. Poi spensi la Xbox. Comunque sia, hanno, da quello che ho capito, tolto la possibilità di comprare crediti di FIFA da siti esterni. Quindi se volete fare le vostre squadre super buggate, a quello che ho capito, Ibra che si fa rubare palla da Forlin, Forlin verrà ritrovato un sacco per cadaveri, appunto non potrete comprare, almeno spero, i crediti di FIFA, ma dovete comprare per forza FIFA Point, che costano un botto, così almeno per quelle persone. Ci sono parecchi youtuber che tipo si gonfiano le squadre, dai, ce n'è qualcuno veramente, cioè delle squadre impossibili perché soltanto ha molti crediti, ed è giusto che non sia così, perché ecco, il bello di Ultimate Team è che è come il fantacalcio, è come il collezionare figurine. Tu ti giochi le tue partite, se vinci ti sblocchi i crediti, se hai fortuna trovi qualche giocatore buono. Io per esempio quando giocavo a FIFA Ultimate Team il 13 all'inizio del 14, oh, ma come si fa a prendere gol di Angela? La difesa addormentata, ha fatto col Gigliotti, perché adesso Gigliotti? Chi è? Cos'è? Dai, ma non si può che Messi fa cadere Ibra, ma... Comunque, Jesus Navas! Jesus! Jesus Navas! Grande Jesus! Comunque sia, come facevo io che vincevo una divisione, guadagnavo 10.000 crediti, con 7.500 ci compravo un pacchetto, con gli altri ci rinforzavo la squadra, e festa finita, qualche volta li compravo nemmeno. Ora invece era diventata la moda che tipo uno si comprava 500.000 crediti, un milione, e spacchettava a ruota con i crediti, così da fare comprare crediti, giocatori, trovare leggende, roba varia. È anche un pochino più brutto, è come chi dice io voglio fare l'album Panini e però mi compro quelli già fatti, mi compro tutta la serie di figurine, cioè è brutto. Quindi speriamo che sia vera questa cosa, mi dispiace per quei negozi online che chiuderanno, però cavolo i voti, cioè ragazzi, è anche giusto e anche più divertente così. Allora, ripartiamo. De Michelis, difensore del Manchester City, Cesc Fabregas, Pedro, niente, dobbiamo tutto da rifare per la nostra squadra. Attacca Diavolo, grande Cesc Fabregas, se ne va Cesc Fabregas, fuori gioco non tutta la vita. Ah, però Pedro ha fatto finta di non andarci, bravo Pedro. Carrizo, esce il nostro compianto Gigliotti. Lionel Leonardo Messi, Leonardo Golasso, buttano fuori la palla, mi è arrivata a me nel viso. Leonardo di nuovo, Leonardo ci prova, Leonida, il tiro, l'aveva piazzata lì nel primo palo, l'aveva incastrata lì. Comunque il campo sembra molto più bello anche rispetto a FIFA 14. Sì, colui che si fa Shakira, Giovanni Piqué, e la mitragliatrice
grandi risultanze in prova tissuta. Bella, bella, bella questo gol. 4-1 ragazzi, all'Anfield Road, stiamo devastando in Boca. Ora, io non so se è già partita la web app di FIFA 15, non lo so, però io vi ricordo che su FIFA 14 tipo soltanto per aver aperto l'applicazione ti facevano spacchettare qualche pacchetto, quindi dopo ci andrò a vedere e credo che farò un video anche per quello. Attenzione, lo vede, Messi è stato lì a un'ora a campereggiare la paletta, Yaya Touré, che poi credo che i telecronisti inglesi siano anche forse più divertenti, perché a parte la pronuncia vera dei giocatori, alcuni, quelli italiani no, però danno proprio enfasi, cioè ti raccontano delle cazzate, poi tanto non le capisci. Caressa e Bergomi facevano veramente ribrezzo agli ultimi tempi, erano le stesse voci dal 2013, e almeno c'è Pierluigi Pardo che almeno è più divertente, ma che cavolata le dice. Attenzione, il 90esimo, dai, via, via. Eccolo, Leonardo Messi che si dimentica la palla e poi riparte. Allora, abbiamo vinto la nostra prima partita di Ultimate Team con una squadra veramente spettacolare. Spero vi sia piaciuto questo video. Vediamo un po' cosa succede quando andiamo nella schermata. Abbiamo la roba sperimentale. Ganzo, questa musica, stagione amichevoli. Giocatori in prestito. Ganzo. Schmeichel, Roberto Carlo e Schaller. Ho visto che hanno messo Zola. Comunque sia, non abbiamo guadagnato nessun credito, nessun FIFA points. Peccato. Comunque sia, al solito vi dico, votate, commentate, iscrivetevi. Spero che questo video vi sia piaciuto. Un ciao dai 78. Ciao ragazzi.